Allora, perché il calcio a Torino alle Vallette? Sì, siamo venuti qui come prima visita dopo i due suicidi che ci sono stati negli ultimi 15 giorni all'interno dell'iniziativa Devi Vedere di Radicali Italiani per portare la cittadinanza a vedere lo stato delle carceri. E abbiamo fatto una visita alle carceri di Biella e di Ivrea a inizio luglio e oggi siamo qui e domani siamo a Vercelli. E abbiamo parlato con i detenuti e insomma, siamo entrati anche nelle celle, siamo entrati anche nella cella della detenuta che si è tolta la vita questa settimana e abbiamo visto insomma, insomma, i problemi che riscontrano all'interno e quindi la mancanza di dialogo con il magistrato di sorveglianza, anche diciamo, sono sotto organico gli stessi agenti di polizia penitenziaria. È un carcere che sconta insomma un sovraffollamento importante. Sapete che in Piemonte ci sono dei carceri sotto il mirino della magistratura? Sì. E infatti abbiamo insomma il mood dentro il carcere non è dei migliori, però insomma il personale ce la mette tutta e i detenuti hanno lamentato anche insomma un pochino il rapporto con gli educatori che sono coloro che poi danno le relazioni per i permessi che poi il magistrato di sorveglianza appunto poi emetterà. Senti, fuori nella società civile questa vostra iniziativa ha raccolto adesioni tra la gente? Sì, si sono avvicinate delle persone che non hanno delle tessere di partito, insomma incuriosite dal vedere lo stato delle carceri, perché appunto se ne parla tanto, ma appunto la nostra iniziativa di vedere è proprio per vedere dentro come sono fatte e che cosa fanno. Ci sono anche insomma, i progetti importanti di scuola e lavoro, anche se troppo pochi, insomma, quelli che lavorano all'interno del carcere. Allora, Però innanzitutto ecco, è l'incontro con i stata. detenuti è una cosa molto, molto emozionante. Questa è la prima cosa che ognuno di noi deve poter dire. Detenuti, come hanno detto i miei colleghi, lamentano due cose: la mancanza di contatto con il personale di sorveglianza e la mancanza di contatto con gli educatori o con le educatrici. Dopodiché hanno lamentato le docce sporche, le docce con la muffa, le strutture cadenti, il sovraffollamento, essere troppo stretti dentro delle celle molto piccole. Quindi delle cose molto molto emotive, cose molto molto personali, che comunque danno il senso di che cos'è il carcere, senza darci una speranza su che cosa invece potrebbe essere. Hai parlato con alcuni detenuti? Sì, ho avuto la possibilità di parlare con diversi detenuti, sia maschili che femminili. Che cosa ti hanno detto? Allora, in particolare, soprattutto nel padiglione, nell'ala dei sex offender, per cui sono stati condannati per reati di violenze sessuali e simili, soprattutto hanno segnalato uno stato di abbandono, in particolare loro richiedono un percorso più da vicino, un trattamento psicologico più seguito e lamentavano la mancanza di educatori e educatrici e che anche quando hanno avuto dei quanto al giudice non avevano delle relazioni che potevano permettere anche solo di prendere in considerazione il loro caso. C'è chi lamentava che